Quanta voglia di vincere aveva Firenze, quanta voglia di alzare al cielo una coppa per un trionfo che mancava da 21 anni. La notte magica di Firenze si tinge di viola. Oltre 30.000 tifosi in festa, dopo aver visto la partita su un maxi schermo allestito allo Stadio Franchi, hanno aspettato la squadra di ritorno da Bergamo per gioire insieme. E che gioia! Cori, canti, quasi fino all'alba, per una notte che la città ricorderà a lungo e che spera di poter ripetere presto. La vigilia non era stata facile per la squadra viola, con la partecipazione UEFA già conquistata, l'approccio alla gara era più tranquillo, ma l'Atalanta nella partita d'andata, pur vinta dalla Fiorentina, aveva giocato bene, creando non pochi problemi ai Ranieri, ma già dalle prime battute si è capito che la Fiorentina ieri sera era la più forte. Non chiudersi mai a difesa dell'1-0 dell'andata, ma di attaccare in modo ragionato. Così nel secondo tempo sono arrivate le reti di Amoruso e di Batistuta, che con 8 gol diventa anche capocannoniere di questa Coppa Italia. Gemello, parte con Mancino, Vlahovic, lo scavino, il cucchiaino di Vlahovic, il pallone in rete, 1-0 Viola nel timbro. Tecnico della primavera della Fiorentina, che ora insiste ancora in zona d'attacco con la possibilità per Maganic, che lo mette all'angolino e arriva il 2-1 Viola, che praticamente mette la parola fine al match. Ci pensa anche Josip Maganic. Finale di Coppa Italia, può alzare al cielo questa coppa meritatamente. Eccola qui, la Coppa Italia si tinge di viola nel cielo di Torino per la Fiorentina, vincitrice del trofeo che riporta a Firenze dopo tanti anni la Coppa Italia Primavera Team. Meritata chiaramente anche per il percorso che ha fatto la Fiorentina, le mosse dell'andata, le mosse del... Come sempre grandi ospiti al Salotto del Calcio, queste immagini insomma hanno introdotto uno degli ospiti di questa sera e davvero abbiamo voluto esagerare perché con noi torna a trovarci Emiliano Bisica. Buonasera. Buonasera Emiliano, abbiamo visto una serie di trionfi, ultimo c'era il trofeo della Coppa Italia della Primavera quando eri ancora allenatore della Fiorentina Primavera, però diciamo la verità, insomma si poteva mettere anche qualche immagine di quella di quest'anno perché alla fine è soprattutto è ancora tua anche quella, via diciamolo, complimenti anche a mister Aquilani, ma è ovvio che il lavoro fatto con i ragazzi da te, appunto da tutto il gruppo, è innegabile che derivi da un percorso che avete fatto insieme, quindi... Ma sinceramente guardare quelle immagini insomma mi hanno fatto venire i brividi perché per tanti motivi, da giocatore, da allenatore, insomma vincere a Firenze non è mai facile e quando lo fai vuol dire che davvero hai fatto uno sforzo incredibile. Io ho fatto questi 3 anni, secondo me sono stati 3 anni fantastici perché ho avuto la possibilità di allenare a casa, ormai Firenze è la mia seconda casa. Avrei voluto giocare sinceramente la finale di fine agosto, purtroppo non è andata così, però il percorso fatto dopo aver eliminato Genoa, Milan e Juventus in una doppia partita sicuramente mi fa sentire un po' mio anche quel trofeo e ripeto 3 anni condivisi con gente dello staff, parlo dai magazzinieri ai miei più stretti collaboratori, fatta con persone che hanno sempre messo grande professionalità, grande passione, grande attaccamento alla maglia viola.
e quindi li ringrazio ulteriormente, perché sinceramente anche starmi vicino non è facile, sinceramente, soprattutto quando lavoriamo, è un grazie speciale a tutti loro. Stasera sei qui in veste come mister della Primavera del Sassuolo, quindi in questa serata parleremo ovviamente anche di questa nuova avventura, lo faremo anche con gli altri opinionisti in studio, perché come sempre nel nostro team c'è il giornalista sportivo Marco Mordini. Buonasera a tutti, buonasera. Marco, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Sì. Non mi alzo più ora. Hai visto? Infatti avevo detto che era l'ultima volta e mi alzavo l'altra settimana. Ora non mi posso alzare più. Ovviamente ci sarà da commentare partenza di Federico Chiesa, che è andato da lei, quindi ora lei ne dovremo parlare, e a darci la sua opinione, il proprio contributo c'è anche Celeste Pin. Buonasera Celeste, ben ritrovato. Al tuo fianco vedo Daniele Innocenti. Buonasera di nuovo. Come sempre, per intervenire da casa con i vostri messaggi potete farlo tranquillamente anche tramite la pagina Facebook, vi dà tutte le coordinate Paolo Lora Lamia. Buonasera a voi, buonasera ai nostri ospiti. Ricordo che per intervenire tramite SMS e WhatsApp al numero 342-1971-871 oppure via mail al salotto del calcio @toscanatv.it. Bene, allora dicevamo che è stata una settimana dove finalmente, io voglio dire, si è conclusa la telenovela Chiesa, non ne potevamo veramente più, alla fine si è conclusa come tutti si aspettavano, le voci erano da tempo in questa direzione e quindi è arrivato la firma da parte di tutti le parti in causa, poteva andare diversamente, soprattutto per quanto riguarda i modi, c'è stato anche un batti-ribatti non molto simpatico da ambo le parti. In più arriva in una settimana difficile, perché c'è stata una brutta sconfitta della Fiorentina con la Sampdoria, una sconfitta in attesa, dove tra l'altro le scelte di Iachini, prima tra tutti quella di dare la fascia di capitano a Federico Chiesa, infatti, sono stati un po' discutibili. Marco. Infatti, no, è vero, è stata una settimana molto confusionaria, a partire dal risultato, che è quello che ci riguarda e che conta più di tutti. Non credevo in questa sconfitta con la Sampdoria, che non è la squadra eccelsa, però insomma noi abbiamo messo in atto i nostri limiti anche caratteriali, perché avevamo avuto un miglioramento su questo lato, e invece l'altro giorno ho visto anche limiti anche tecnici, perché il buon amico, gli vogliamo tutti bene, Iachini, mister Beppe Iachini, ha messo in campo una squadra in una maniera che a me non è piaciuto. C'è Amrabat che girava per il centrocampo a spazzare a destra e a sinistra, Castrovilli si è trovato anche lui in difficoltà, però non ho visto una squadra che poteva ecco, mettere alle corde la Sampdoria. Anzi, la Sampdoria poi ha avuto, i primi 25 minuti sono andati bene, poi il resto è stato veramente una cosa che non mi è piaciuta. Qua a me continua a sbagliare dei gol già fatti, e qui bisognava intervenire, ed ecco, si torna alla gestione di Federico Chiesa, che si sapeva tutti che sarebbe andato via al 99%. Dovevamo gestire la situazione in maniera migliore. Già l'errore di dargli la fascia, quello è stato veramente un errore grossolano, e credo le società non siano stati molto contenti di questo fatto, ma anche delle ripercussioni, secondo me, piano piano nell'andare del tempo. E poi insomma abbiamo visto anche, per dare via Chiesa all'ultimo secondo, ci mancava il regista, non è arrivato, ci mancava l'attaccante, non è arrivato, e continuiamo sempre ad andare avanti con questa rosa, che poi dopo andremo anche di questa rosa di quelli che abbiamo, e che rimangono quasi tutti in panchina, quelli sono stati comprati anche 7-8 mesi fa. Meno male c'è questo innesco di quarta, che è arrivato, che dicono che è un buonissimo calciatore, e sembra che poi alla fine, non so la Milenkovic come andrà a finire, ma per non perderlo a zero, se non firma, io credo che a gennaio, poi hanno preso lui apposta per poi a gennaio, credo che Milenkovic non rimanga a Firenze. Però quello che conta sono i punti, e ci ritroviamo alle solite partenze. Eravamo partiti bene, poi dopo ci siamo persi in queste due partite dove abbiamo subito 6 gol,
e qui insomma ora bisogna vedere cosa succederà, perché la difesa comincia a prendere gol, il centrocampo non copre. Non mi piace questa tattica, no, poi bisogna anche un po' intercambiare a seconda delle situazioni. Quello non è stato fatto con la Sampdoria, però il caso Chiesa, specialmente poi darlo alla Juventus, a lei in queste condizioni, in tutte queste situazioni, se fa 10 assist, 10 gol, poi ha dovuto firmare perché ha firmato per noi prima di andare alla Juventus, pagato a rate, insomma una situazione... Poi tutta una serie di clausole... No, clausolette, io non sarei cascato in questa situazione, era meglio allora affrontarla l'anno prima, dire guardate, lui non vuole rimanere, lo do via, prendo 60-70, a quei tempi lì l'avrebbe anche presi, che aspettare un anno e poi stare in questo stato. Gestione fatta male. Arrivano i primi messaggi da casa. Paolo, aggiornaci. Sì, assolutamente. Intanto un telespettatore riconosce al mister Mijica il fatto che la Coppa Italia conquistata quest'estate in finale con il Verona sia anche sua. E poi Valerio D'Acertaldo ci scrive: dobbiamo dare tempo al grande commisso, siamo in buone mani, appena gli daranno il via libera per un nuovo stadio penserà anche al comparto sportivo oltre alle infrastrutture. Quindi per una volta c'è fiducia nel futuro, di solito sono un po' più pessimisti i nostri telespettatori. Il commisso si è esposto molto in questi giorni, ha rilasciato molte dichiarazioni, quindi anche sulle parole di Rocco Commisso sicuramente ci sarà poi da discutere, da analizzare un po' quello che ha detto. Lo faremo subito dopo la pubblicità, pochi minuti, e poi torniamo qui al Salotto del Calcio. Con i magnifici 10 di Euronics va in scena il meglio della tecnologia. Vuoi Xiaomi Mi 10 Lite 5G con quad camera posteriore a 199 euro? Può essere tuo se acquisti un altro prodotto da almeno 599 euro. Solo da Euronics. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Adatto per ogni occasione e per ogni stagione. Ristorante Pizzeria Siviglia ad Agliana. Affida il tuo gusto alla raffinatezza di mani sapienti nella preparazione di piatti di ogni genere, dal pesce alla carne argentina, dalla pizza napoletana cotta nel forno a legna con consegna anche a domicilio, ai dolci. Organizza da noi i tuoi eventi come cresime, prime comunioni e battesimi. Ristorante Pizzeria Siviglia, i professionisti del gusto, ad Agliana via Roma 184, aperto tutti i giorni a cena, chiuso il martedì. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Carrozzeria Centrale Asseano. Professionalità, competenza e cortesia al vostro servizio. Auto sostitutiva, consegna celere, assistenza legale, autonoleggio, soccorso stradale.
Carrozzeria Centrale usa solo apparecchiature e materie prime all'avanguardia, come il gas refrigerante 1234 di ultima generazione per le ricariche di aria condizionata. E in più, nuovo servizio di noleggio minibus 9 posti. Carrozzeria Centrale, via Galilei 23, Seano. Vi aspettiamo! Bene, ripartiamo con la nostra diretta qui dal Salotto del Calcio. Emiliano, tu hai fatto parte della famiglia Viola, appunto ricordavamo prima, per diverso tempo, e hai anche vissuto sia l'epoca, insomma, della Valle che quella della famiglia Commisso. Due modi di rapportarsi anche con i tifosi molto diversi. Ora c'è un presidente che comunica molto, a volte anche in modo un po' goliardico, che però sembra avere le idee chiare. Il problema è che ancora non si vedono degli investimenti che soddisfano, diciamo, quelle che sono le richieste dei tifosi. Rocco Commisso chiede un po' di tempo. Sì, il presidente è arrivato come un ciclone, se vogliamo, un anno fa, una persona diciamo alla mano, una persona molto disponibile verso tutti, però insomma ha dimostrato comunque di avere le idee chiare per quanto riguarda lo stadio, per quanto riguarda il centro sportivo del settore giovanile e della prima squadra ovviamente. E penso che insomma a livello sportivo abbia fatto delle scelte in comune accordo con la direzione sportiva, quindi parlo di Pradè e Giovarone, per allestire una squadra competitiva per l'allenatore. E della Valle, anche loro all'inizio avevano le idee chiare, avevano voglia di fare, cioè hanno cercato di fare lo stadio, hanno cercato di fare il centro sportivo, poi insomma diciamo che so se a Firenze, ma penso che in Italia la burocrazia sia un po' troppo macchinosa e probabilmente ci vuole del tempo affinché possano sbloccarsi determinate cose. Quello che viene imputato soprattutto alla società è di non aver fatto un acquisto per quanto riguarda il reparto offensivo, perché insomma a Firenze manca una punta pura da diverso tempo, però è anche vero che ci sono diversi ragazzi giovani che devono comunque mettersi in mostra, farsi un po' vedere, altrimenti non cresceranno mai, se no rischiamo di mandarli a giro. No, certo, sicuramente ci sono dei giovani, Quamè è un giovane che aveva già fatto molto bene in Serie A prima dell'infortunio, è arrivato a Firenze, non dimentichiamo, guarendo da una lesione al crociato, insomma una lesione al crociato ti fa stare subito bene, ma poi insomma a livello fisico un pochino lo paghi. E Vlahovic è un giocatore che ha delle potenzialità enormi e che avrebbe bisogno di giocare con continuità, probabilmente lui è stato quello che ha sofferto più il lockdown e il Covid, perché comunque lui è stato positivo e a mio avviso nella seconda parte, nella ripresa del campionato, ha sofferto abbastanza questa situazione. È un giocatore che ho spesso letto che fosse sul mercato, ma poi è rimasto e spero che riesca a ritagliarsi il suo spazio e che riesca a giocare con continuità. Cutrone comunque ha delle caratteristiche proprio di bomber da area di rigore. La Fiorentina spesso giocando col baricentro un pochino più basso è costretta, prima di arrivare in area di rigore, insomma, a fare un pochino di metri, e quindi probabilmente dei tre citati è quello magari che per caratteristiche può non essere utile al momento al progetto tecnico della Fiorentina. Può essere un giocatore che può entrare a partita in corso e provare a sparigliare le carte un po' in difese bloccate, in difese chiuse nell'area di rigore. Quindi magari da questo mercato ci si aspettava un giocatore forse più pronto, più adatto a giocare a Firenze, ma questo non è arrivato sicuramente. Come facciamo noi i discorsi, penso li abbiano fatti anche loro, abbiano ritenuto opportuno rimanere con questi.
Sì, sicuramente ci sarà un progetto di un qualche tipo dietro, però rimane un po' oscuro, perché Celeste, io cercavo di capire che logica voleva adottare la società, però vedo magari alcuni giovani che, a cui si vuole dare spazio e dare appunto la possibilità di giocare, però vedo anche che alla fine gli acquisti sono stati Borja Valero, si continua a giocare su Ribéry, che comunque ha un'età, per quanto che dimostri spesso di essere il migliore in campo, ma comunque gli anni ce li ha, e poi è arrivato Caglione, che comunque non è un ragazzino. Quindi qual è la linea che si vuole intraprendere con questa Domi? Ma nel calcio in assoluto quello che conta è vincere, poi per il resto dei discorsi credo che anche di logica ce ne possa essere poca. Io credo che una programmazione a lungo andare paga. Oggi su tutti in Italia c'è l'Atalanta che insegna, perché col minimo sforzo ottiene il massimo risultato, e quindi io credo che Commisso sia arrivato in Italia con grande entusiasmo, con voglia di fare bene per la Fiorentina, per cambiare questo trend non troppo positivo, però ci metterà del tempo, anche perché le sue idee molte volte non collimano con la realtà dei fatti. Quindi io in assoluto mi auspico che non molli, che riesca sempre a stare sulla breccia e prima o poi ottenere anche quei risultati che noi tutti aspettiamo, perché la Fiorentina io credo che sicuramente meriti un campionato diverso da quello che è stato quello degli ultimi due anni. Quindi non è che si chiede di vincere lo scudetto, perché si sa che è una parola proibitiva, però di essere competitiva sino all'ultima giornata per un posto in Coppa UEFA, in Europa League, io credo che sia la piazza lo meriti. È ovvio, se l'allenatore ti chiede un centrocampista con certe caratteristiche, una punta con certe caratteristiche, e tu per esigenze di mercato, oppure perché magari pensi e consideri questa rosa adatta a migliorare la classifica dell'anno scorso, poi in questo momento la sfera magica non ce l'ha nessuno, ma obiettivamente mi sembra difficile, vedendo davanti le squadre che insomma come sono organizzate e come sono strutturate. Però mai dire mai nel calcio. Io sono sempre contento quando la Fiorentina migliora e soprattutto riesce ad ottenere anche dei risultati che oggi magari le mettiamo come un miraggio, però mai dire mai, e mi auguro che arrivi veramente a far bene in questo campionato con questa attuale rosa e con quei limiti che abbiamo visto soprattutto anche domenica contro la Sampdoria, magari in certi momenti, perché in assoluto io penso, quando da questa squadra essere Ribéry, essere metà squadra, per atteggiamento tattico, mentale, la voglia di vincere, il carisma che ha questo giocatore, e in campo insomma fa la differenza. Poi Emiliano ha giocato come me, se la partita la prepari nel sottopassaggio è tardi, la partita va preparata prima, nel sottopassaggio ormai tutti i giochi sono fatti, quindi credo che la Fiorentina contro la Sampdoria abbia pensato più a chi va, a chi arriva, io vado da una parte, io vado dall'altra, e però dopo della partita, che è fondamentale, passa in secondo grado e nel sottopassaggio non rimedi più a niente. Certo Celeste, però se si deve sperare che Ribéry deve essere un'aggiunta positiva nella squadra, deve portare entusiasmo per i giovani, insegna e tutto, però si deve dire che Ribéry è mezza squadra, nel senso 37 anni, fra un po' è grave, nel senso società che deve intervenire, come hai detto bene te, se ti chiedono un attaccante, ti chiedono un regista, ti chiedono un altro tipo di calciatore, insieme a Ribéry allora può fare qualcosa di buono. Ma lo è Ibrahimovic per il Milan, e ne ha di più di anni. Però il Milan è riuscito a vincere, a fare bene anche con Ibrahimovic fuori dai giochi, perché comunque è stato assente e in qualche modo... Però il cambiamento di mentalità al Milan l'ha avuto da quando è arrivato Ibrahimovic. Sì, e quindi ci sono dei giocatori che hanno un carisma tale che veramente cambiano l'aria nello spogliatoio, quindi questo è un dato di fatto, anche perché poi l'aspetto tattico è sempre relativo dal mio punto di vista. Se tu hai giocatori bravi, Emiliano me lo può insegnare, fate quello che volete, cioè nel senso sono bravi, poco gli devo insegnare. Se hai giocatori mediocri, ha voglia a metterli in condizione anche di migliorare, però ci vuole tempo.
invece nell'immediato quando c'è il giocatore bravo è bravo. Peccato, perché avevamo visto un inizio di stagione con il Torino dove la Fiorentina era apparsa sicuramente migliorata rispetto a quando ci eravamo lasciati quest'estate alla fine del campionato. Poi una buonissima, direi, prestazione contro l'Inter al di là del risultato, e poi invece la partita con la Sampdoria. Daniele, davvero dipesa dal fatto che i giocatori forse avevano la testa altrove o c'è anche qualcos'altro? Sì, vabbè, può darsi, anche sicuramente in questo momento di mercato, di un finale di mercato incandescente, diciamo, soprattutto in casa Viola, può darsi, ma io credo, e questo è un dato di fatto, non si può nascondere, che la Fiorentina ha grossi problemi con questo modulo, con questi giocatori, con questa mentalità, quando giochiamo con le squadre medio-bassa classifica, in cui si difendono, e noi purtroppo, non so per quale motivo, ma siamo la squadra che non riesce a costruire quando una squadra si difende, anzi, prendiamo le ripartenze degli altri. Spesso e volentieri andiamo in difficoltà, strano, però quando giochiamo poi con le squadre di medio-alta classifica facciamo la nostra figura. Perché? Perché siamo una squadra che, giustamente come diceva, gioca col baricentro basso, non abbiamo giocatori eccellenti, se manca Ribéry soprattutto, ma non abbiamo una punta centrale che ci fa salire, abbiamo Chiesa quando ha fatto bene, perché anche Chiesa sinceramente nell'ultimo anno non è avevamo altro. Chiesa avevamo. Bravo, benissimo. se no, mi è scappata, comunque scusate. E quindi Ribéry non giocherà 30 partite, quindi sicuramente sarà un anno comunque che si stabilizzerà su questi fattori qua. Quando giocheremo con le squadre medio-basse andremo in difficoltà. Perché? Perché purtroppo è un nostro modo di giocare, non so, il mister ha questa ideologia qua, molto probabilmente farà molto bene, però in questo momento purtroppo è un dato di fatto. E sempre è stato così, mi sembra, un anno e mezzo. Quindi i casi sono due. O troviamo dei giocatori, diciamo, che fanno la differenza, e questo purtroppo si sta dicendo da un anno. Abbiamo bisogno di una punta, una punta veramente che non solo fa 15-20 gol, ma che riesce a farci salire quei 15-20 metri con i giocatori in supporto, perché abbiamo giocatori che comunque possono fare questo gioco, e andremo sempre in difficoltà con le squadrette, perché normalmente quando si chiudono non troviamo gli spazi, c'è poco da fare. Però la realtà è questa. Una situazione tattica ora con l'uscita di Chiesa, che rientrava, che Caleon non lo fa quello che fa Chiesa. No, ma guarda, assolutamente. Ma guarda, Chiesa stava facendo, ti dico, a Milano, era il difensore. Non credo sia un rimpiazzo, Caleon. No, non è un rimpiazzo, però secondo me Caleon è molto più forte di Chiesa. Sì, certo. È un giocatore che tecnicamente è molto intelligente. Sì. Praticamente, secondo me, ma diceva che ha un raggio d'azione diverso da quello è diverso. Molto probabilmente gli serve uno che li copre e fa la fase difensiva, perché se gli lasci la fascia scoperta, però 4-3-3 allora, adesso parliamo un po' di credo che sia preso carino, insomma saprà come vi fermo come un gioco, attimo quindi. Perché abbiamo un altro piccolo break e torniamo tra pochissimo sempre su Toscana TV. Ciao, nome? Come posso aiutarti? Nome? Ma io mi chiamo Fabiana, lasciamo stare. Mi consigli una buona cuffia? Certo, per la piscina. Eh? Sì, vabbè. Ciaone, bot. Non sbottare. Per consigli sugli acquisti prendi appuntamento con un personal shopper Euronics CDS. Un addetto vendita sarà a tua disposizione per qualsiasi esigenza quando vuoi tu. Parlare con un umano è un botto meglio. Hai oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti ricavando dal 50 al 70% e riceverai i tuoi soldi subito. Con un click o una telefonata puoi prenotare una valutazione gratuita a domicilio e richiedere il servizio di trasporto. Mercatino è il modo intelligente di guadagnare.
acquistare e sostenere l'ambiente. Riutilizza. Vieni nel posto giusto. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Dream House nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere. La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi. E siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. La Dispensa. Formaggi, prodotti caseari e olio creati con passione. In un contesto agricolo sulle colline del Montalbano in via Giugnano 83 a Lamporecchio. Nell'azienda agricola di Stefano Spinelli. Composta da stalla, caseificio, frantoio, negozio, ristorante e bed and breakfast. Da noi, vista la brevissima distanza in cui tutto questo si sviluppa, la linea dei formaggi e dei prodotti caseari è chiamata Dupassi. Dalla tipica espressione locale che indica estrema vicinanza. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linea scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Tempo c'è giunta voce che sono state istituite due nuove feste a Firenze, giusto Paolo? Sì, Riccardo? Assolutamente, ovviamente il tema della serata sì. È il passaggio di Chiesa alla Juventus, c'è questo telespettatore Riccardo che scrive 27 luglio 2017 è stata la festa di liberazione da Bernardeschi, il 5 ottobre 2020 è stata la festa di liberazione da Chiesa grazie a Juventus. Quindi addirittura si instaurano anche questi rapporti. Ecco sì, si instaurano questi rapporti con lei e sì, sì. Faremo la festa insieme a lei forse. Sì. Io mi immagino, io penso che Federico mi dispiace perché io la conosco fin da ragazzetto, seguivo da quando era giovanissimo, però credo che quando venivano a Firenze, vi ricordate Berti, che fu una cosa a trapattone, lo cambiò alla fine del primo tempo, non toccava palla, non era talmente frastornato che appena toccava la palla era un paese di 60.000 persone che fischiavano in continuazione e veramente per tutta la partita. A un certo momento fece cominciare il secondo tempo, ma gli toccò toglierlo perché non ce la faceva più, era frastornato dai fischi e credo che il buon Federico, non lo so. Deve sperare non torni pubblico allo stadio. Che se no davvero, davvero. Sì, la vedo difficile. Insomma, sì, sì, ora, molto difficile. Diciamo in alcuni casi forse sono state anche troppo esagerate. Sì, troppo esagerate, sono state delle cose... Sta un po' degenerando. Le parole, sì, ma sì, quando si degenera nello sfottò è un conto, ma quando si va poi nelle parole pese, nelle offese, non dovrebbe essere così. Però anche perché del resto era una cosa insomma che era nell'aria da molto tempo, certo, quindi c'era stato tutto il tempo per abituarsi. Sì, 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 ha voglia.
Quello che invece non era previsto, ora si va un pochino più indietro nel tempo, era di vedere appunto mister Bijica approdare alla primavera del Sassuolo. Ecco, questa ci ha un po' sorpreso questa cosa, non ce l'aspettavamo, così ci siamo rimasti tutti un po' male, però insomma sappiamo che comunque la realtà dove ti trovi adesso è una realtà dove ti trovi molto bene. Sì, mi trovo bene, è stata una decisione maturata con e ponderata da fine di luglio, dopo la mia separazione con la Fiorentina. Sinceramente, insomma, il cuore mi è rimasto qui, perché era normale, come dicevo prima, che prima di accettare un'altra soluzione ci pensassi davvero, davvero tanto. Però il Sassuolo è una società solida, una società come dire, che sta puntando molto sul valore, sul lavoro del settore giovanile, tant'è vero che De Zerbi ne ha fatte esordire diverse l'anno scorso in Serie A, e abbiamo un centro sportivo nuovo all'avanguardia dove possiamo lavorare con molta tranquillità e serenità, e abbiamo tutto quello che ci serve. È normale che mi sarebbe piaciuto, tornando al fatto della Coppa Italia, a giocarla quella partita, perché io ero consapevole che alla fine dei 3 anni in maglia viola alla guida della Primavera avrei voluto provare ad allenare i grandi, però non consideravo finito il triennio, visto che questo benedetto Covid l'annata non si era conclusa, ma diciamo che non c'è stato la stessa intenzione da parte della direzione tecnica della Fiorentina, che comunque mi ha sempre dimostrato la considerazione nei miei confronti, dicendomi che ero un allenatore pronto per fare i grandi, e quindi hanno anche provato a darmi una mano nel trovarmi una squadra, ma insomma probabilmente i tempi erano ristretti, e quando è arrivata sinceramente la chiamata del Sassuolo non ho esitato a dir di sì. Mi ha fatto benissimo. Posso chiedere una cosa a Emiliano a proposito di grandi? Perché quando è andato via Montella si vociferava che tu potevi essere un papabile allenatore della Fiorentina. È mancato poco, C'è mancato poco in diverse situazioni, Celeste, perché certo. Lì c'era stato, quando è andato via Stefano, che ha dato le dimissioni, Pioli, penso che quello lì sia stato il momento in cui realmente hanno pensato a me i Della Valle. Quindi c'era Corvino. E c'era Corvino. Però io avevo lì, mi ricordo che la prima squadra aveva perso la partita in casa con il Frosinone, sì, se non sbaglio, 2-0, sì. E Stefano diede le dimissioni 2 giorni sì. dopo, solo che io avevo la finale di ritorno di Coppa Italia il venerdì. Beh. E sinceramente era venuto fuori anche, insomma, sulle televisioni, sui social, di tutto, di più, e mi ricordo che quelle 2 ore il mio telefono stava scoppiando da messaggi e quant'altro. Però sinceramente lì volevo giocarmi questa benedetta finale che eravamo riusciti a conquistarci, e la Fiorentina, la società decise di ingaggiare Montella. Dopo se ne è riparlato quest'anno quando Iachini ha avuto delle battite a vuoto dopo il lockdown, ma lì sinceramente il rapporto tra me e la Fiorentina era già terminato, e quindi è anche vero che però se vengono fuori delle voci e più di qualcuno lo dice, magari può darsi che anche loro ci abbiano pensato. Quindi diciamo che in certe situazioni bisogna trovarsi al posto giusto al momento giusto, certo. E magari non era ancora... Se non c'era la finale il destino. Se non c'era la finale se capita una settimana dopo la finale, che magari è andata che l'avevamo vinta, probabilmente sarei andato io ad allenare la prima squadra. E, insomma. Perché questo è Emiliano, non è che perché è qui davanti a noi, 3 anni conosco Emiliano, una persona veramente squisita, anzi lo ringrazio per quel gesto che ha fatto stasera, perché
non tutti, anzi molti giovani dovrebbero parlare da Emiliano, perché gli scalciatori hanno un altro charme, che Celeste, Malusci o che sia Corrado Colombo, però venire da Sassuolo e venire qui per me, per noi tutti, a questa trasmissione mi ha riempito veramente di gioia e di orgoglio, perché è un amico e gli voglio veramente bene, lui lo sa, gli dico, con le parole di Dio glielo dico sempre in maniera, perché gli voglio bene, e è una persona veramente bravissima e si merita, e sono convintissimo, vediamo quando lo diciamo qui, vediamo qualcosa succede, poi parleremo anche di Furlan, chi viene qui fa il salto, direi, facciamo le dovute corna, però si merita veramente di allenare una squadra anche di Serie A, perché lo può fare, io l'ho visto lavorare per 3 anni, ha fatto un grandissimo lavoro a Firenze anche con una squadra come l'anno scorso, portarla in finale e tutto, però ha lavorato benissimo, ho visto come lavorano i ragazzi, come si pone, come mi piace proprio un campo, la reattività, la rabbia, la voglia, sa gestire i ragazzi, cosa di non poco conto. Questo secondo me è Milano Vicenza. Secondo me faremo una petizione agli almanacchi sportivi e alla Lega, che bisogna mettere Aquilani, perché c'era, però Barrettina, la vittoria, perché credo che questo lo so, dico no, io. Ma... questo lo dico io, ma via, no, lo dico no, io. Ma io guarda, me l'hanno anche riconosciuto. Perché la vittoria è tua, perché, la riconosciuto. Perché Alberto è stato bravo, l'ha sempre detto. Detto. Mi ha chiamato il presidente anche dall'America. Cioè, me l'hanno riconosciuto, ovviamente. Benissimo. È normale che in mezzo a quei coriandoli mi sarebbe piaciuto certo. Esserci per la seconda volta, certo. Perché vincere 2 volte di fila magari poco. Insomma sarebbe stato un piccolo record e per questo che io avevo chiesto di restare ancora un altro anno, perché volevo chiudere il cerchio e sinceramente è una cosa che sono stato anche presente a Sassuolo, perché a vedere la partita è stata giocata al Mapei Stadium. E, diciamo a casa nostra del Sassuolo, ed ero anche presente, sinceramente non ho voluto guardare, cioè quando l'arbitro ha fischiato sono stato contento per i miei ragazzi, per tutti quelli che hanno lavorato con me e che lavorano ancora lì mettendoci sempre la stessa passione, ne sono convinto, però sono venuto via perché insomma avevo comunque un groppo alla gola che avrei preferito e sfogarlo da solo nei miei da solo con però, me stesso. Però lei ha fatto una scelta sbagliata. È stata fatta una scelta come se ne fanno tante. Va bene così, e io per fortuna sono andato in un posto dove sto altrettanto bene. Hai fatto benissimo. Mi reputo un fortunato perché ho fatto per tanti anni ciò che più mi piace fare, cioè allenare a casa, perché tra 3 anni a Firenze, 2 anni a Empoli, 1 anno a Coverciano, certo. Quindi diciamo che ho fatto gli ultimi 6 anni a casa e quindi da quel punto di vista lì sono fortunato, certo. Anche perché sono 1 ora e mezza, visto? Sì, appunto, te l'ho detto, Marco, mi hai chiamato, non ho esitato perché sinceramente riconosco in te un giornalista con passione, con voglia, con competenza, te l'ho sempre riconosciuto, sì, te l'ho certo, sempre detto. Certo. E ti avevo promesso che sarei venuto perché non ero venuto l'anno scorso, sì, per il lockdown. Quindi ci vengo anche in un momento felice per me, quindi meglio di così. Vado a casa stasera, vado a salutare mia moglie e mia figlia. Meglio di così. Che poi gli fa onore anche nel senso, non so quanti allenatori avrebbero. Dice, ma io va bene, ho la finale, benissimo, però ho la Serie A qui a portata di mano. Invece ha scelto di stare con ragazzi, nel senso, e poi rischiare di dire, va bene, se poi non mi amano. Ci sarà un'altra occasione, però non tutti avrebbero fatto questa scelta di rimanere con i ragazzi, che l'attaccamento è quello che c'è alla maglia e il lavoro viene fatto in campo dai ragazzi. Questo non è da tutti questa cosa. Manca un po' sì, è quello che manca un po' di situazione. Sì. Potrei candidarmi un po' in società, perché bisognerebbe andarsi a cambiare qualche cosa. Vedo che ormai sì, è da un po' che ci pensi. Ma bisogna essere un po' troppo, capito? Per stare lì dentro, bisogna, capito? Spalmare un po', invece no, io non sono uno che fa queste cose. Voi non potresti venire a Salotto Viola, però. Eh sì, è vero anche questo. Sì. Però la scelta l'ha fatta mia, secondo me, veramente giusta, e l'ha fatta in modo perché è una persona intelligente, in modo intanto la società che sta solo, è una bellissima società, che lavora bene, come ha detto Emiliano, e poi lancia molto anche i giovani allenatori e tutto, che può essere una cosa che per il futuro sicuramente sta facendo bene, poi parleremo anche del Sassuolo primavera,
tre partite, tre vittorie, insomma l'impronta c'è, è logico, no? si vede subito la grinta, insomma, perdere 3-1 a Cagliari e poi vincere 4-3, non è, mi immagino lui in panchina che cosa ha fatto durante la partita, però più avvelenato in altre partite. Appunto, no? Che poi anche perché... se quando vincevamo 5-1 ti arrabbiavi lo stesso. Bravo. No, ma perdevamo 3-1 e ho detto non è possibile siamo 3-1 per come stavamo facendo, quindi certo. Mi dava fiducia quella cosa lì, comunque se ne parlerà dopo. Tra poco ci racconterai anche di questa nuova avventura. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi qui al Salotto del Calcio. Passione, dedizione, esperienza. Per aiutare la natura a seguire il proprio corso e coccolare i suoi tesori. Da oltre 20 anni portiamo sulla tua tavola il cibo più completo che la natura ci regala. Perché mangiare bene è ecologico, è benessere, è cultura. Del Colle. Paesaggi da gustare. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai, sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. A pochi passi da Piazza del Duomo, il ristorante Le Chiavi d'Oro di Pistoia è il perfetto mix tra i piatti della tradizione tosco-campana e l'innovazione delle moderne cucine del panorama culinario attuale. Antipasti, primi, secondi e pizze con impasto normale, integrale o verace. Le Chiavi d'Oro sono un luogo giovanile e dinamico adatto ad ogni clientela. Ristorante Le Chiavi d'Oro. Scopri le promozioni e i menu della degustazione. Aperti anche la domenica a pranzo. Guaglio uteri, ma mozzarella che è top, brutto. Guarda qua, altissimo livello. Per voi, Pagano Bistrò, Food and Zoo, numero uno per numero uno. Guarda qua che mozzarella che ci abbiamo, altissimo livello, ragazzi, solo da noi, al Pagano Bistrò. Guardate qua, ragazzi. A centrale rullata. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Ripartiamo con i messaggi dei nostri telespettatori da casa. Paolo, chi ci ha scritto? Ci ha scritto Riccardo che fa una richiesta al mister Bici, ha detto: ciao Emiliano, se a Sassuolo ti capita di vedere Berardi potresti dirgli che Firenze è bellissima e ci si sta bene, quindi un augurio di vedere Berardi un giorno con la maglia viola. E invece Laura da Livorno ci scrive: cosa manca alla Fiorentina? Una punta da 18-20 gol e Sarri in panchina, rispetto comunque per Iachini uomo, quindi c'è una richiesta di un cambio di allenatore. Però sembra che i tifosi si siano addolciti, sì, un po' con Commisso, un po' con Iachini, insomma. Perché sono tutti concentrati su Chiesa, allora gli altri argomenti sono contenti. Una liberazione, una liberazione, non lo so.
Allora, vediamo invece cosa è successo per quanto riguarda il settore giovanile. Allora, sigla del settore giovanile e poi parola a Marco Mordini. Allora, partiamo sempre con i risultati del campionato primavera. L'Inter ha battuto l'Ascoli per 2-0, lei ha battuto il Milan per 1-0, il Sassuolo, grandissima partita, poi Emiliano ci spiegherà questa vittoria, 4-3 in quel di Cagliari, perdeva 3-1, il derby della Lanterna, il Genoa ha vinto la Sampdoria 1-0, Spal e Torino 2-2, l'Empoli ha battuto clamorosamente l'Atalanta per 4-2 a Bergamo, noi purtroppo abbiamo perso 3-2 contro la Roma, e Lazio e Bologna hanno fatto un bellissimo 3-3 per una classifica che vede il Sassuolo in testa insieme alla Roma con 9 punti, lei ha 7 punti, Inter 6, Bologna, Lazio e Spal 5, Genoa, Atalanta 4, Empoli, Fiorentina, Milan 3, Cagliari, Torino e Sampdoria 1 e chiude l'Ascoli con 0 punti. Noi siamo andati a vederla, eravamo io e Daniele a Firenze contro la Roma, è stata una partita ma non molto entusiasmante, potete vedere qui dalle immagini, questo è il primo gol di Zalewski della Roma, c'è stata una buona partenza della nostra Viola, poi ci siamo un po' spenti, specialmente sulla fascia destra, Pierozzi non è andato molto bene, avevamo anche Montiel, qui vedete che ha preso la traversa, un Montiel che ho visto è rimasto sempre un po' un brevilineo, insomma, non è cresciuto molto negli ultimi anni. Questo è il bellissimo gol di Agostinelli, che fra l'altro l'abbiamo preso dalla Roma, sta giocando molto bene, ha fatto il gol anche la vittoria contro l'Ascoli, e poi ci sono state queste due fiammate della Roma con Darboe, mi sembra si dica così, della Roma, un colosso centrale. E dopo anche lì abbiamo sbagliato sulla fascia destra, c'è stato un inserimento e qui ha raddoppiato, poi e qui lo vedete, Zalewski ha fatto il gol del 3-1. Sembrava finita la partita, abbiamo avuto un po' di momenti di orgoglio e qui vedete anche il bellissimo gol poi di Monteanu che fra l'altro è stato convocato da Mutu per l'Under 21. Sembrerebbe di buon auspicio, guardate il bellissimo gol che ha fatto, un po' macchinoso, però insomma è un centravanti che bisogna stare molto attenti a non lasciarlo molto solo, infatti guardate il bellissimo gol che ha fatto Monteanu. Peccato per questa sconfitta, non ci voleva dopo la vittoria ad Ascoli per 2-1, poi ci sarà la sosta e affronteremo poi il Cagliari in casa. Al rientro c'è stato un acquisto dell'ultimo minuto, abbiamo preso Mattia Tirelli che mi dicono ha fatto anche molto bene nel Feral Pissalò, è un prestito, l'abbiamo preso in prestito, ha già fatto 9-10 presenze in C1 con un gol, insomma è un elemento da vedere un attimino come potrà andare qui da noi. Ci sono anche due convocazioni nazionali di 19 con il tecnico Annunziata, Agostinelli fra l'altro che ha fatto questo bel gol e Bianco il nostro mediano. C'è anche la prima partita del nostro Donadele, l'Under 17, prima partita abbiamo vinto la Regina per 3-0 con gol di Favasuli, Amatucci e Gori, vi ricordate Gori, l'omonimo di Gori che 3 anni fa faceva cadere di reti alle regionali. Poi voglio anche dire una cosa, perché ecco perché ti dice Milano, quando qualcuno viene qui di regola, noi abbiamo spinto per molte volte, quando è venuto Jacopo Furlan, che fra l'altro avevo parlato anche di lui e non è potuto venire, ti ricordi ad allenarsi lì con voi, fatto di Astori, giustamente c'era questa situazione, Jacopo Furlan è riuscito, noi avevamo detto che la Serie B doveva arrivare ed è arrivata perché è il secondo portiere dell'Empoli, l'Empoli sta facendo molto bene, il portiere
Vignoli insomma è bravissimo, però Jacopo si farà veramente vedere perché è un ragazzo che ha tantissima esperienza, più di 150 partite in Serie C, Empoli ha fatto un buonissimo acquisto e Jacopo Furlan, che un abbraccione, un bacione a Jacopo, perché gli voglio veramente bene, lo conosco proprio da quando era piccolino, è venuto qui a Empoli, anzi doveva venire a Firenze perché mancavano dei portieri di quell'età, però Corvino poi quando è arrivato aveva già portato i suoi, poi mi avevano detto sì, vieni, portacelo per il provino, poi l'ha preso l'Empoli e poi ha fatto la sua carriera, però se lo merita veramente di giocare in Serie B, ora se la giocherà sicuramente qualche presenza, sicuramente fa Coppa Italia o campionato lo farà, però è arrivato la Serie B ed è quello che si merita veramente. Siamo contenti per lui. Certo, sì. Tra l'altro l'aveva preso il Livorno, se non il Livorno, poi c'è stato questo casino che c'è lì. Lì sarebbe partito titolare. Perché era. Sì, non infatti, sapevo. C'era un po' di situazione a Livorno. C'è ancora. Poco chiara. Sì, infatti, meglio. Anche a Catania, insomma, non è che la situazione sia tra diverse società. È andato in un posto anche più tranquillo, più sano, infatti, e magari c'è meno da sprecare energie nervose. Una bella società, l'Empoli, insomma, ti fa lavorare tranquillo e sicuramente apprezzeranno le qualità di Jacopo come portiere. Prima di passare al premio, volevo sapere da Paolo, che è l'altro nostro esperto per quanto riguarda il settore giovanile, se questo nuovo acquisto di cui ci ha parlato Marco è un acquisto valido per la primavera viola, secondo te? Ma già il fatto che comunque abbia maturato delle esperienze in Serie C, abbia già fatto delle partizioni grandi, fa sì che sia magari avvantaggiato da questo punto di vista rispetto a ragazzi coetanei che invece sono alle prime esperienze però nel campionato primavera. Oltretutto la Fiorentina in attacco ha tanti volti nuovi, magari non ha ancora trovato una conformazione definita e quindi un arrivo in più può certamente fare bene, assolutamente. Benissimo, allora. Volevo fare una domanda, sì? A Emiliano, visto che pagano in primavera. Te hai avuto Montiel, no, mi sembra? Sì. Io mi sono focalizzato un po' domenica, visto che era in campo, guardato un attimino. Sono rimasto un attimino allibito da quanto questo ragazzo veramente non è migliorato. Ho visto proprio, a parte fisicamente, lo vedo ancora molto crescidino, però non tanto per la tecnica che diciamo, ce l'ha da vendere, sì, ma per la mentalità. Per la sua mentalità, l'intensità, gli manca proprio, si vede, questa cosa che secondo me lo potrebbe far diventare un grandissimo giocatore, perché le qualità ne ha da vendere. Però l'ho visto molto, molto spento, molto deluso forse anche dalla situazione, può darsi. Bravo, io penso che sia più che altro quella, perché Toffol è un ragazzo d'oro, un ragazzo che è sempre andato a giocare con la primavera, con grande voglia, con grande disponibilità, sapendo che più giocava e più poteva essere pronto nel momento in cui veniva chiamato. E c'era la fine del mercato, su di lui c'era qualche voce, e penso, insomma, secondo me che sia stato un po' distratto da questa situazione di possibile cambiamento. Ciò non toglie che nel momento in cui vai a giocare con la primavera devi dare il massimo. Io penso che lui il massimo comunque l'abbia dato, ma tante volte ci vogliono degli stimoli importanti che ti facciano dare davvero il 100%. Conoscendolo, insomma, è difficile che lui abbia snobbato l'appuntamento, anche perché giocare al Franchi, insomma, è sempre stimolante. Probabilmente questa incertezza intorno alla sua situazione, alla sua posizione, ha fatto in modo che non fosse totalmente coinvolto nella partita. Che infatti l'ha anche sostituito poi. Sì, infatti. E già che siamo su nomi, appunto, te che l'hai avuto sotto mano, noi da questo emittente abbiamo sempre parlato che i papabili per un probabile, a parte, insomma, hanno già esordito. Secondo me, io ho sempre dato questi quattro nomi, fra Ponzi, Dalle Mura, Dutu, anche Spalluto mi piace molto, secondo me sono quelli che poi ci si può anche sbagliare durante il cammino, però certo, sono quelli più papabili secondo me che possono cercare di arrivare. Ma guarda, io penso che i nomi, io non sono mai stato abituato a farli, però devo dire che probabilmente
quello più pronto in questo momento è Dutu. Dutu è un ragazzo del 2001, un difensore come ce ne sono pochi ormai, perché è Celeste forse si... Non mi spoglio più, però hai capito cosa voglio dire dei difensori veri, perché è uno che sa marcare, uno che è tosto sull'uomo, perché è uno che ha temperamento, deve migliorare un po' tecnicamente, ma tecnicamente si può migliorare anche a 60 anni, quindi da quel punto di vista lì deve lavorare soltanto su quello. Penso che lui per fisicità, per velocità, per struttura sia il giocatore più pronto per stare con i grandi. Dalle Mura è un ragazzo che ha tanta esperienza internazionale, è un ragazzo che è complementare a Dutu, perché lui è molto bravo invece nella costruzione, ed è un ragazzo che ha un anno in meno rispetto al capitano della Primavera, ma anche lui ha delle buone possibilità di poter arrivare al calcio che conta, anche perché tutti e due sono due ragazzi inquadrati, due ragazzi che hanno una mentalità già da grande e quindi hanno voglia di migliorarsi, e penso che insomma possano togliersi delle soddisfazioni. Che pensa che Dutu, sono andato a vedere, avevamo sempre l'altro emittente, contro il Milan c'era il figlio di Maldini, ma ti parlo, ma sarà minimo 5 anni fa, 4-5 anni fa, che rimasi impressionato da questo ragazzo, non avevo mai visto giocare, calciare il pallone, e lo disse in televisione, è un elemento, infatti poi piano piano è arrivato, ha detto bene, tiene le qualità. Il buongiorno si vede da mattina. Sì, è vero, è vero. Sì. Tra poco torniamo con il premio del settore giovanile, pochi minuti e poi di nuovo la diretta con il Salotto del Calcio. Le tue difese immunitarie sono messe alla prova. Da oggi c'è Sustenium Immuno. Protegge te e tutta la famiglia. Difenditi con Sustenium Immuno. E con il cambio di stagione, prova la spinta di Sustenium Plus, il massimo dell'energia. Dal 1983, pasticceria artigianale immersa tra le colline Medice. Tradizione, passione e innovazione si fondono per rendere i vostri momenti più dolci. La pasticceria Delizia offre la possibilità di scegliere tra una ricca e squisita gamma di dolci. Realizziamo torte personalizzate, uova di cioccolato, torte da cerimonia, cake design, specialità pasquali e natalizie, perché ogni desiderio di dolcezza possa diventare realtà. La pasticceria Delizia si trova a Poggio a Caiano, in Viale Aldo Moro 3537. Il Crostino, Scandicci, alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili, dessert di propria produzione. Il Crostino, punto in Viola. A cena sempre aperti, via Vivaldi 45. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Innovazione e rinnovamento sono le qualità che hanno garantito alla carrozzeria Martinelli di affermarsi nel tempo come carrozzeria full service all'avanguardia. Disponiamo di un'area verniciatura completamente robotizzata, con raggi infrarossi ad onda corta che garantiscano una lavorazione come da primo impianto. La qualità delle riparazioni e dei servizi sono ulteriormente garantiti da una certificazione ufficiale del TÜV. La carrozzeria è inoltre fiduciaria del service autorizzato Mercedes-Benz, autofficina San Giorgio. Carrozzeria Martinelli a Prato, certezza. Non promesse.
La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Promesso, andiamo subito a scoprire a chi va il premio del settore giovanile di questa settimana, ma prima lanciamo la nostra sigla. Allora, questa era la sigla del nostro premio per il settore giovanile e questa volta invece di passare subito la parola a Marco, rimane l'inquadratura su di me perché dobbiamo salutare Davis Benozzi, lo facciamo con molto piacere, titolare del negozio di abbigliamento Che Bello È. Qui vedete che accanto a me ho un piccolo omaggio che consegneremo al termine della trasmissione a Emiliano Bigica e se volete andare a trovare Davis al suo store, lo potete trovare al Lamporecchio, troverete le migliori firme e poi se volete maggiori informazioni c'è anche ovviamente la pagina social, su tutti i social potete trovare i riferimenti e quindi informarvi su Che Bello È, e questo è il pacchettino che dopo consegneremo a Emiliano. Ora che ho fatto i saluti che dovevamo al nostro amico Davis, posso passare la parola a Marco. Il nostro consueto premio che per la prima squadra c'è Vlahovic, perché veramente ha fatto un gol bello, un gol importante, e piano piano anche lui si rifarà, secondo me lo metterei proprio centravanti fisso perché è quello che ci manca. Per il settore giovanile Agostinelli e Munteanu per la primavera, allenatori stavolta c'è la sorpresa perché Donadelli per la vittoria, e qui abbiamo anche Milano Bicica che è l'amico che ha fatto la seconda vittoria di Coppa Italia. Questo lo ribadisco e lo ridico, e poi la bellissima vittoria, poi ci dirà ora lui subito questa bella squadra che ha del Sassuolo, che lo diamo in coppia Emiliano Bigica e Donatello. Bene, allora con questo abbiamo anche compiuto la consegna del premio settimanale del settore giovanile. Ho visto passare un messaggio per Emiliano proprio per quanto riguarda la sua attività a Sassuolo. Sì, Stefano ci ha scritto: fatevi raccontare da Emiliano cosa vuol dire potersi allenare in un vero centro sportivo come al Sassuolo. Prima o poi ce l'avremo anche noi, Ora, prima o poi. Ma Emiliano. Ma lo dicevo prima, sicuramente uno dei motivi per i quali ho accettato il progetto Sassuolo è perché effettivamente abbiamo questo centro sportivo all'avanguardia dove ci alleniamo noi, è la prima squadra, e dove comunque gran parte delle partite del settore giovanile vengono giocate lì, quindi tutto, insomma, abbiamo a disposizione spogliatoi, abbiamo a disposizione sala video, abbiamo a disposizione vasche per il ghiaccio, insomma c'è di tutto di più, e quindi dai, sono contento, e per un allenatore avere tutte queste cose a disposizione ti permette di lavorare nel modo giusto. Ecco, così lavorando nel modo giusto e in un ambiente piacevole arrivano anche dei buonissimi risultati, direi. È andata bene finora, avete fatto delle grandi partite, tra cui la rimonta appunto di cui parlavamo poco fa. Sì, Cagliari
non è facile andarci a giocare, perché comunque tante volte le partite sono anche condizionate dal vento. E noi siamo andati a fare a disputare questa gara. Sinceramente abbiamo iniziato anche bene, ma ci siamo trovati 3-1 sotto, e sinceramente non capivo come mai, eppure non stavamo giocando male. E per fortuna i ragazzi ci hanno sempre creduto, abbiamo cercato di sfruttare le palle alte, perché loro non hanno grandi centimetri nella maggior parte dei giocatori, e con un pizzico di fortuna, con un gol al 90esimo, siamo riusciti a ribaltarla e a mantenere questo punteggio pieno, che ci garantisce questa posizione di alta classifica. Io ho visto nella rosa, poi correggimi se sbaglio, perché ho visto un po' la rosa del Sassuolo, è una rosa vedete, quasi tutta italiana, sì, visto, sì. E molti italiani, 3-4 stranieri soli, fra l'altro uno ha passaporto sia italiano, sì, che ghanese, se non mi sbaglio, sì. E ho visto una rosa, che poi quello che ho notato, che mi ha colpito, che tantissimi provengono dal settore giovanile del Sassuolo, sì, dall'Under 17, dall'Under 18, che insomma si sta trattando di una società che punta molto sui giovani, sui suoi giovani, come dovrebbe essere. Si prende qualcuno se è bravo, però te sta facendo veramente un lavoro all'interno della società del Sassuolo con ragazzi che escono lì. Sì, sono tanti ragazzi che li hanno presi da piccolini, quindi diciamo il responsabile Francesco Palmieri non deve ogni volta mettere chissà quanti giocatori dentro, perché i gruppi sono già abbastanza solidi, e cerca di migliorarlo soltanto. Ho trovato una squadra con molti giocatori italiani, quindi negli ultimi anni ero abituato, primo anno, ancora di più il secondo anno, quando avevo il 50% dei giocatori stranieri, insomma 13 giocatori se non sbaglio su 26, sì. Però sono tutte esperienze, Marco, sono certo, tutte, ogni anno è diverso da un altro, ogni gruppo è diverso da un altro, nei gruppi ci sono individualità che qualcuno spicca perché è un leader tecnico, qualcuno perché è un leader morale, bisogna soltanto cercare di entrare prima possibile dentro di loro, perché prima ci entri e prima loro ti danno la massima disponibilità per fare quello che tu gli vuoi dare. Però la primavera è una categoria particolare, una fascia d'età, una forbice d'età che va dai 17 ai 19 anni, quindi ci sono tante aspettative da parte di tutte le persone che gravitano intorno a loro, diventano più egocentrici, perché capiscono poco il senso del gruppo, perché loro dicono io, certo, io, e la difficoltà in un allenatore, secondo me, è proprio fargli capire che col gruppo, con la solidità del gruppo, con la voglia di stare insieme, l'io viene a evidenziarsi. Quindi penso che la qualità che deve avere un allenatore della primavera, indubbiamente se uno allena una primavera di una squadra di un settore giovanile professionistico, vuol dire che l'allenatore lo sa fare, certo, però prima riesce ad entrare nelle loro corde, in empatia con loro, prima puoi fargli tutte le richieste che vuoi e sono pronti poi a buttarsi nel fuoco per te. E può lavorare tranquillamente una società come il Sassuolo, insomma, a livello anche di prima squadra, che ha una storia, insomma, ha partito dall'Interregionale, poi l'era Squinzi, ha fatto sì che il Sassuolo è arrivato addirittura ai gironi dell'Europa League, io non scommissimo Magnanelli. Ma perché a livello di settore giovanile primavera ci sono delle pressioni? No, ci sono anche delle pressioni. No, c'è anche. No. Sinceramente mi hanno chiesto di salvarmi. Sono. No, io rimango sempre a una mia forma mente, sì, ovviamente, che il risultato di un settore giovanile, appunto della primavera, che è il culmine, è quello di portare giocatori, certo, a certo, certo. Poi è chiaro, e questa è una componente che con i risultati del campo aiutano a crescere, certo, perché. Però alla fine è questo l'obiettivo di una società, certo, in assoluto, certo, penso. Però delle volte penso che venga anche
questo discorso un pochino messo nel cassetto e non sia importante portare avanti i risultati delle vittorie perché fanno vincere a livello mediatico magari diventa, però secondo me è fine a se stesso questo discorso. Volevo aggiungere, visto che io ho la stessa età, siamo di livello inferiore, però più o meno l'età è quella, 17-18 anni. Aggiungo, ti dico, sono molto d'accordo con te, questa è un'età dove puoi parlare direttamente con loro. Sì. Forse è la prima fascia d'età, fino agli allievi c'è qualcuno che ha ancora il genitore. Invece questa è proprio la fascia d'età dove ti confronti con 20, 22, 23 caratteri diversi e dove bene o male per noi è difficile ma molto più facile perché comunque riesce a tirargli fuori anche quelle cose che magari non avrebbero mai oppure che non te lo dicono mai volentieri e quindi avendo un buon rapporto riesce anche a avere, secondo me, umanamente parlando, al fuori del calcio ti parlo, sì, anche un'amicizia importante perché è proprio l'età, quindi questo è quello che io ti dico che sto provando in questo momento. Ma non conta sempre per la fame? La fame di sì, di no, arrivare, io ti parlo nel parlare con i ragazzi dove puoi spiegare a loro, tipo a 16 anni già è difficile trovarli 20 ragazzi che puoi parlare con loro, invece già a questa fascia d'età sono abbastanza grandi, chi più chi meno comunque riesce a condividere sì, al di fuori dei genitori, ti parlo. Che ci sia un discorso anche abbastanza soggettivo perché la maturazione anche passa attraverso certe situazioni personali, ma anche come diciamo poi calciatore, perché ci sono calciatori fatti, Mancini a 16 anni era un calciatore vero, c'è gente che nemmeno dopo 20 anni e più, capisci? Quindi sono situazioni e però mi torno al discorso di Emiliano che poi nel gruppo emergono, perché se non c'è un gruppo, se ognuno tira l'acqua sul mulino, alla fine non arrivi a ottenere niente, infatti, nemmeno crescono e maturano. Cioè, secondo me è proprio quello, bisogna essere come dire, fortunati e per l'esperienza bravi a capire che ognuno vuole tirare l'acqua al suo mulino, perché poi realmente è quello, lì cominciano a vedere questo imbuto che si stringe, dice ma io magari l'allenatore mi tiene fuori perché, che ne so, non mi alleno bene, oppure perché se io non gioco perdo, cioè tu gli puoi mettere anche delle multe a livello pecuniario, non gliene frega nulla, cioè a loro gli interessa giocare perché più giocano e più hanno la possibilità di farsi arrivare, vedere per andare con i grandi, però tante volte dietro delle esclusioni c'è un modo per farli crescere, c'è un modo per fargli capire che se tu ti alleni bene durante la settimana, se tu hai rispetto delle regole durante la settimana, sicuramente giochi la domenica e sicuramente sei abituato quando vai con i grandi, perché quando vai con i grandi... Scusate, vi devo interrompere un attimo, scusami Emiliano, perché abbiamo un ultimo break pubblicitario e poi torniamo ancora in diretta con il Salotto del Calcio. Magnifici 10 di Euronics, va in scena il meglio della tecnologia. Acquista un prodotto da almeno 599 euro e scegli uno tra 10 imperdibili prodotti a 199 euro. Solo da Euronics. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da mani toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu.
Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili, offerte imperdibili tutti i mesi, pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi. Spedizioni in tutta Italia. Dream House nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere. La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi. E siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. Ed eccoci ancora con la nostra diretta. Io so che c'è un dubbio che continua ad attanagliare il nostro Marco. Sì, perché in questi ultimi minuti glielo devo dire, perché nel senso voglio sapere un po' quello che ne pensa lui, perché qui non stiamo parlando con un allenatore tutti rispetto che partono dai pulcini, perché Emiliano ha anche tutta questa esperienza, perché ha anche vinto molto dalla Coppa Italia, la Supercoppa. È campione europeo Under 21 Cesare Maldini, ha fatto tutta la gavetta, che ha fatto anche con squadre anche minori, col Mantova, anche da allenatore ha fatto un po' di tutto, che i ragazzi possono avere solo esperienza da lui. Tu mi devi avuto questo dubbio. Vediamo se riesce. No, me lo devi dire, perché io non capisco. Poi dopo la Fiorentina può anche richiamare, mi dice, ma te come mai parli? No, io voglio essere sempre smentito, certo. Perché voglio anche che qualcuno, no, guarda, hai detto questo, però non è risultato, ma finora i risultati sono quelli che abbiamo detto fino ad ora. Ecco, io aver fatto un cambio sottile che non è stato secondo me gestito bene per il valore che ha, poi che è testa matta, gliel'ho sempre detta un po' anch'io, perché dovrebbe cambiare un attimo l'atteggiamento, ma giocare con un Ghezzal l'anno scorso, che poi ha preso e hai dato via, che gli ha sempre preso il posto a Riccardo, secondo me l'ha buttato giù di morale, ha detto che bisogna anche gestire i ragazzi, no? Quest'anno l'hai preso e l'hai mandato, uno di una potenzialità enorme, perché salta l'uomo, fase difensiva no, però è uno che può fare qualcosa di buono. È stato mandato via, una gestione sbagliata. Questo è che ne pensavi su Riccardo Sottile. Allora, Riccardo, io ho avuto la fortuna di allenarlo un anno e ci ho fatto delle grandi battaglie con lui, perché comunque secondo me era un giocatore che giocava soltanto quando aveva la palla, sì. E la mia battaglia con lui è stata quella di giocare senza palla, attaccando la profondità, perché con la velocità che ha, quando ti attacca gli spazi ti crea dei problemi, e cercare di essere collegato anche nella fase difensiva, perché ormai i calciatori moderni devono saper fare tutte e due le fasi, i calciatori che vogliono arrivare a certi livelli lo devono saperla fare, o quantomeno devono sforzarsi di farla, perché poi anche a livello di resistenza lui ce l'ha, e quindi non è che gli si chiedeva qualcosa di diverso. Mi è sembrato che sia più attento, mi è sembrato che sia più portato al sacrificio, e con i giovani devi dargli fiducia. Se non gli dai fiducia, se pensi che loro ti possano risolvere i problemi, non te li risolvono i problemi. I giovani hanno bisogno dei vecchi, degli anziani che sostengano i giovani, perché loro poi ti danno quell'entusiasmo che nei momenti di difficoltà magari o quella freschezza atletica ti possono servire. E soprattutto quando c'è stanchezza mentale, però un giovane non si può pensare che un giovane ti possa risolvere i problemi, e quindi ci devi credere, gli devi dare la possibilità di fare una, due, poi stai fuori, poi magari ne giochi tre, stai fuori, e penso che solo così
gli si dia la giusta progressione per trovarsi poi in casa un giocatore sicuramente con delle caratteristiche che in Italia di ali vere e proprie come i vecchi tempi, bravi nell'uno contro uno, che strappano, che hanno velocità, che hanno un buon piede, potevi avere senza andarle a cercare fuori. Però, ripeto, a Firenze non è facile giocare siamo anche poco pazienti con se la squadra non ha dei risultati. Però Firenze è sempre stata, verso i giovani, sempre ben predisposta. Bisogna che la direzione sportiva, l'allenatore, sappia che si punta su Sottil, si punta su Sottil, si punta su Vlahovic, si punta su Vlahovic. Cioè, io sono stato un giovane all'epoca che, come è capitato a Celeste, che probabilmente la società su di noi ha puntato e noi abbiamo risposto presente e si sono ritrovati dei giocatori in casa. Ed è quello che voglio arrivare ora a questo punto qui, siamo alla fine, ecco. Non si arriva, come io non sto parlando così a vanvera a caso, è palese davanti a tutti, mi metto anche gli occhiali perché ho fatto un conticino. Allora, io, ma non è perché io voglio dare addosso al buon Pradè, io sto parlando che Rocco ha una voglia matta di fare, e giustamente è logico perché vuol fare e far diventare Firenze grande. Però credo che ci voglia anche una situazione, dovrà forse guardarsi anche un po' intorno per migliorare, perché tutti bisogna migliorare, nella vita bisogna migliorare tutti. Io sto vedendo che o che tornino questi soldi, come diceva Mario Ciuffi, arrivano, tornano e vanno via. Sei diventato matematico. Celeste, guarda, qui sono stati spesi 82 milioni di euro. Qui abbiamo Igor, 8 milioni quasi, e in panchina. Lirola 13 è in panchina, Duncan 16 è in panchina, Cutrone 18, io ti parlo di cifre che circolano in giro, è in panchina, Pulga 10 per ora è in panchina, abbiamo dato via Barba Papà a Gudelo perché ve lo dissi subito non era buono. E tu, qui si balla. Sia, siamo inferiori alla panchina dell'Inter. Sì, ma no, ma lascia perdere l'Inter, certo, io ti sto dicendo, è arrivato Barrea. Che io, voglio dire, è un ragazzo che sì, su 5 milioni se tutto va bene, ma ha giocato sì in un'annata bene, poi il resto tutte mezze partite, non so che cosa si è venuto a fare. Buono l'acquisto dell'argentino, in prospettiva mi regalo benissimo. Sì, però comunque sia avere una panchina ottima, è molto importante. Sì, no, qui sono una società va a spendere. Se poi vai a vedere, quelli che sono, che sono i resti di Corvino, Dragoschi, Milenkovic, che è andato via, Castrovilli, Vlahovic, Biraghi e tutto, alla fine chi è stato preso? Perché il primo anno può essere l'errore della velocità, ma il secondo bisognava migliorarsi. Tutte queste persone che noi si sta dicendo sono panchina. Allora si poteva spendere meglio. Più che matematica stai facendo algebra. No, ma si voleva migliorare o no questa rosa? Se Beppe ha chiesto un attaccante e ha chiesto un regista e non è arrivato, allora si poteva migliorare questa rosa qui o no? Tutto è migliorabile nel calcio. Tutto si può migliorare. No, non so, io Marco, ho detto delle cifre. Marco, che... se vuoi possiamo confrontare anche a livello di mercato, l'Atalanta che ha venduto 3 giocatori non in rosa e ha guadagnato 100 sì, milioni. Se vogliamo. Abbiamo venuti però... i Ranieri. L'Atalanta ora è fuori, però dalle orbite. Non ti sembra che nel senso... Si poteva, certo, tutti si può migliorare, però l'Atalanta prende giocatori sconosciuti, ragazzi, te li paga niente dall'Olanda. Allora si ritorna lì, scouting, visione dei ragazzi, miglioramento. Perché non si dice queste cose, le dico queste cose per migliorarsi, certo. Perché non se ne può più, ti ho detto bene te Celeste, di stare lì. Ora va bene, è cominciato da poco, siamo al 13° posto, ma gli ultimi 2 o 3 anni sono stati clamorosi, veramente non ne possiamo più. Allora, dobbiamo migliorarsi, Rocco ha voglia, bisogna migliorarsi con tutto, dai calciatori ai dirigenti. Ma secondo te questo non è il pensiero del presidente? Di migliorare? Certo, allora serviamolo. Serviamolo, il nostro presidente, anche lui sarà in grado di fare poi delle scelte in funzione di quello che sono i risultati. Ma questo è il calcio, che lo dice, no? Starà valutando, nel senso sta valutando le persone che lavorano intorno a lui, però se la squadra è questa, è iniziata da poco, è normale che gli ultimi 2 anni sono stati un po' anonimi e
senza sangue nelle vene, diciamo così, ecco. E speriamo, insomma, che quest'anno se un allenatore si mette possa... a tavolino e parla di direttore sportivo, allora ha fatto dei nomi, non gli vengono presi, però chi è lì che l'allenatore deve mandare avanti, no, la sono squadra cose... certo, l'allenatore deve mandare avanti la squadra, l'allenatore troverà delle alchimie e troverà il modo per mettere la squadra migliore in campo. Le strategie dietro le quinte ne sanno dei lavori, quindi sanno loro. Poi abbiamo ancora Saponara, abbiamo ancora Esseric, no? Cioè, quelli poi c'è il mercato, se non sei riuscito a farli uscire, ci sono anche delle regole di mercato, però insomma dai. Marco, intanto, non facciamoci prendere dallo sconforto alla terza giornata. Siamo un po' sconfortati. Marco, dai, pensiamo che comunque il presidente ha detto che della Valle avevano stimato 35 milioni di euro da investire nel centro sportivo, lui ne ha già pronti 70, quindi dai, dobbiamo essere almeno sotto questo aspetto ottimisti. Infatti. Allora, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione per questa sera. Io ringrazio tutti gli opinionisti che sono stati con noi. Devo ringraziare assolutamente l'addetto stampa Massimo Paroli, che insieme a Palmieri, di essere Palmieri, che ha dato la possibilità di avere qui da noi Emiliano Bicica, che un grande ringraziamento, ha detto ci guardava su Facebook, e l'ho detto anche, insomma, veramente un grazie alla società del Sassuolo e a Paroli e a Palmieri in primis. Assolutamente sì, e poi un ringraziamento speciale a Emiliano, certo, Vicina, Emiliano che è stato con noi questa sera. Ti aspettiamo, come ti riaspettiamo per tornare alla fine dell'anno qui a Salvo Calcio. Più avanti. Vediamo se ritornano i conti, Emiliano, perché no, devono tornare. Dopo il mercato di gennaio. Oggi devono sempre tornare. Dopo il mercato di gennaio, vediamo come va. Io però, insomma, sono felice di aver accolto il vostro invito. Come dicevo prima, per me è come se fosse ormai a casa qui. Penso di avere tante presenze. Avrò 5-6 ne avrò. 5-6, sì. In 3 anni ce le ho sono venuto volentieri, perché so che si parla di calcio in modo e si vive il calcio in modo passionale e professionale, quindi sei grazie. Sempre benvenuto, grazie, un abbraccione. Ancora grazie a Emiliano Bicica, grazie anche a Marco Mordini, salve Celeste Pine, Daniele Innocenti, Paolo Laura Lamia, grazie a tutti, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento alla prossima settimana sempre con il Salotto del Calcio. Un buon proseguimento di serata.